Cari amici, è il padre Elia che vi parla dal tempio della regina dei Gigli in San Giorgio a Cremano, Napoli. Rupert Everett, famoso attore britannico, dichiaratamente gay, in un'intervista riportata in questi giorni dal Sunday Times Magazine, ha preso nettamente posizione contro le adozioni per le coppie omosessuali. Secondo Everett, per un bambino non c'è niente di peggio che crescere con due papà. Ogni bambino dovrebbe avere un papà e una mamma. Lo stesso Sir Elton John, che sta crescendo un figlio avuto con la collaborazione di una donna della quale ha affittato l'utero, ha ammesso qualche mese fa che ora per suo figlio avere due padri è normale, ma quando capirà lo vedrà come un pazzo. Cari amici, l'affermazione di Rupert Everett è stata chiaramente accolta male dalle comunità LGBT che da anni stanno lottando per ottenere una innaturale, secondo noi, equiparazione delle loro unioni alla famiglia normale. Ma un problema ancora più grave è il tentativo portato avanti con ogni mezzo dalle organizzazioni omosessuali di far accettare a livello mondiale la cosiddetta teoria del genere. Questa tematica, cari amici, richiederebbe ben altra trattazione che esula dagli scopi di questo nostro breve intervento. Per coloro che sono interessati, vorrei però consigliare il libro dello psicanalista Monsignor Toni Anatrella, dal titolo La teoria del genere e l'origine dell'omosessualità. La prefazione del libro è stata curata dal Cardinale di Milano, Sua Eminenza Cardinal Angelo Scolo. A voler essere qui estremamente sintetici, l'obiettivo dell'ideologia di genere è la negazione della natura umana intesa come progetto che guida lo sviluppo di un essere umano concepito come maschio o femmina verso la sua piena realizzazione come uomo-donna. Infatti, la teoria di genere, operando un'arbitraria separazione tra gli aspetti biologici e quelli psicologici e sociali della sessualità umana, afferma che l'identità sessuale si può costruire indipendentemente dalla caratterizzazione sessuale del corpo maschio o femmina della persona. Così afferma Monsignor Anatrella. Ora non si vedono ancora le conseguenze della negazione della differenza sessuale, ma tra una ventina d'anni sarà chiaro. Se si va avanti così, assisteremo a crisi identitarie gravi, al diffondersi di problemi mentali. La realtà sarà confusa con l'immaginazione e niente verrà più percepito come stabile, un'incertezza cronica e poi la madre di comportamenti violenti. Il bambino cresce sano e sicuro quando interiorizza la differenza sessuale. I gravi danni psicologici provocati dai divorzi che oggi constatiamo non sono nulla rispetto a quelli che può causare l'ideologia del gender sulle generazioni future. Cari amici, vorrei invitarvi a pregare Dio per intercessione della Bianca Regina dei Gigli per i nostri fratelli e sorelle che hanno problemi di omosessualità. Possa il Signore illuminare la loro mente perché comprendano il suo sconfinato amore e accolgano la sua grazia per accettare la sua volontà e vivere su questa terra una vita di castità per poter un giorno essere ammessi alla vita eterna. Vorrei pregare con voi con un brano tratto dalla preghiera alla Bianca Regina dei Gigli composta da Madre Liliana del Paradiso. O Divina Messaggera, porta al mondo, annebbiato dall'incredulità e da turpi passioni, il messaggio della purezza. Tu che facesti splendere il sole della verità, illumina le anime di bianca luce. Chiama a te una folta schiera di giovani arditi che sulle tue candide orme dirigano i loro passi verso i lidi sconfinati dell'amore divino. Si nutrano di liliali candori, aspirino ad alte vette, siano conquisi da un solo ideale, marianizzare le anime per ricristianizzare il mondo, per portarlo a Cristo re d'amore. O Bianca Regina dei Gigli, o Alba Radiosa dell'Universo, o Madre della Chiesa, porta tutte le anime al tuo figliolo Gesù. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.